non posso che ringraziare Desiree, la nostra Desiree, che ci ha trovato un ospite davvero interessante, perché ha una bella storia da raccontare e secondo me si può anche tirar fuori una morale, ovvero dopo che si professa un mestiere, dopo tanto tempo ci si può mettere in proprio per creare il proprio universo personale. Sono storie che voi avete già sentito, ma questa volta parliamo anche di un'attività molto particolare. È uno studio, si chiama Personal Change e la protagonista è Isabella Santelli. Ciao Isabella. Sì, ciao, ciao a tutti. Isabella, tu sei una personal trainer. Personal trainer da quanti anni? Più o meno dal 2009, no, una vita no, in maniera quasi un po' più anni. Seria, sì, sono 10 anni. Quasi 10 anni e hai fatto la personal training, immagino, per varie palestre, sì, vari contesti, sì, anche sportivi. Sì, esatto, sia di piccole dimensioni che di grandi dimensioni. E poi un giorno hai deciso di metterti in proprio, raccontaci la tua storia. E poi un giorno, avendo compiuto anche 40 anni, a un certo punto ho deciso di fare il grande passo. Quindi sono riuscita ad aprire un mio studio e a lanciarmi in questa attività, diciamo, in proprio. Forte delle esperienze passate, sia da trainer che da cliente, perché comunque sono stata cliente anche io per tanti anni, ho iniziato a 20 anni a frequentare la sala pesi, quindi conosco i pro e i contro, anche lato cliente, e essendo donna ancora di più, quindi certo, in sala pesi negli anni 90 erano pochissime le donne a frequentarla. È vero, assolutamente. E quindi le donne sono tuttora restie, no, a frequentare la sala pesi. È vero, c'è una certa, immagino di sì, immagino che sia, sì, un po' così. Per fortuna la cosa sta diminuendo, ci sono sempre più, sì, donne che ovviamente, sì, sì, assolutamente, si avventurano verso assolutamente questo campo. Però ecco, si annoiano prima dei maschietti. Si annoiano prima, quello si annoiano facilmente, quello ci è può vero stare, va bene. Però tu non ti sei annoiata, no, hai perseguito. Esatto, ho iniziato anche uno sport, diciamo, insolito, che e è il sport. Diciamo. E noi lo diciamo perché qui, e qui brava anche la nostra Desiree, non abbiamo invitato solo una personal trainer e chiaramente anche un imprenditore, perché comunque è un libero professionista imprenditore, ma anche un campione sportivo, una campionessa sportiva, dico bene? Sì, questo sport è poco conosciuto ancora, l'attrezzo è il kettlebell o ghiria, che adesso si conosce un po' di più anche grazie al CrossFit, perché si vede spesso sia nelle palestre che nei box di CrossFit, però spesso si ignora che esiste anche lo sport, che è piuttosto duro, perché è uno sport di resistenza in cui si solleva appunto il kettlebell non stop per 10 minuti senza mai posare l'attrezzo, quindi è un sollevamento pesi di resistenza. Quindi tra i più duri di sport per quanto riguarda la resistenza, sì, ci, sì, vuole una forma, ci bisogna prima avere un percorso di forma fisica, sì, bello intenso, ma anche mentale, perché anche mentale, chiaramente è molto importante la componente mentale. Assolutamente, lo immagino, anzi in tutti gli sport, ma questo vale per tutti quanti gli sport, per tutti quelli che praticano agonismo. Ora andiamo a parlare del grande passo che abbiamo accennato prima. Nel 2009 inizia Personal Change. Che cos'è Personal Change? Allora, Personal Change, per la verità, l'ho inaugurato da poco, da maggio che mi sono messa in proprio. Si tratta di uno studio privato di circa 63 metri quadri, in cui è una mini palestra, in cui c'è lo spogliatoio, c'è il bagno con la doccia, c'è un ambiente abbastanza grande in cui allenarsi e si pratica, ecco, un pochino il ghiri sport, perché anche la sede della mia squadra, quindi ci alleniamo tutti quanti insieme lì, si pratica l'allenamento funzionale, il TRX e, diciamo, il cross training. Dopodiché mi affiancano altri professionisti del settore, ho una nutrizionista, posturologa e massaggiatrice. Quindi insomma hai tutto uno staff proprio per, sì, seguire a 360 gradi i clienti che gli chiedono una, come dire, un'iniziativa da parte dei professionisti per arrivare a un determinato obiettivo, perché poi è quello il lavoro del personal trainer, stabilire innanzitutto l'obiettivo e arrivarci a seconda i percorsi più consoni, immagino anche a seconda della persona o la disponibilità della persona. Sì, sì, esattamente così. Perché questo fa anche parte del mestiere, perché ogni individuo immagino abbia un po' un percorso a sé, credo. Chiaro. Che ci siano delle linee guida generali, ma che poi, chiaro, vanno modificate. Chiaro, la palestra è estremamente dispersiva, no, da questo punto di vista. Mentre qui si tratta proprio di organizzare l'allenamento in base alle richieste degli obiettivi del cliente. Abbiamo detto richieste, ci sono richieste effettivamente. Personal Change è giovane, sì, ma la gente, sì, 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 vuole essere un po' anche
coccolata, perché comunque avere a che fare con un team di professionisti tutti comunque all'interno di una locazione è comunque un essere coccolati nonostante l'impegno. Assolutamente sì, hanno la palestra tutta per loro, quindi è una soddisfazione, vero? È tutt'altra cosa allenarsi in questa maniera. Chi non l'ha mai provato non lo può sapere, chi invece conosce sa dare il giusto valore di questo servizio. Allora possiamo invitare i nostri amici radioascoltatori a provare anche questa realtà che è un po' differente, ma è questo che ci piace, trovare anche le cose un poco differenti rispetto alla norma. Quindi amici della notte, seguite i miei consigli, andate dallo studio Personal Change che si trova a via Sestio Menas 122 a Porta Furba. Però diciamo che Isabella vi seguirà anche a domicilio, dico bene? Sì, c'è anche questa possibilità. Ecco, quindi anche a domicilio per i più pigri, però io vi consiglio veramente di andare a Personal Change per vedere. Prima andateci, insomma, per curiosità, esplorate questa realtà. E poi anzi, fateci anche sapere su By Night Roma Live Social Radio Show, la nostra pagina Facebook, commentate e fateci sapere, anche perché vorremmo avere anche un riscontro. E perché no, magari ci potrei fare anche un salto, io abito lì vicino. Oh, quindi, perfetto. Come no, forse ne avrei anche un po' bisogno. Potete contattare Isabella anche al seguente numero telefonico: 347 89 49 718. Ripeto, 347 89 49 718. Potete scrivere all'email isabella.santelli@gmail.com. poi potete andare anche su www.personalchange.it o www.isabellasantelli.it per esplorare al completo questa grande realtà. Andate anche su Facebook, l'abbiamo già nominata la nostra pagina Facebook, nominiamo anche le due pagine Facebook di Isabella. Isabella Santelli è la prima, ma c'è anche Personal Change, due like meritatissimi. Isabella, prima di concludere, vogliamo fare qualche saluto oppure mandare un messaggio? Anche tutte e due le cose, approfittane, sei vario. Ma io ho scelto di approfittare di questa intervista proprio oggi perché è il mio compleanno, quindi ho pensato auguri. festeggiare in maniera insolita insieme a voi. E saluto sicuramente tutti i miei clienti, i ragazzi della squadra. E tutto lo staff. Benissimo. Lo staff. E anche salutiamo i futuri clienti che si saranno incuriositi parlando di Personal Change. Isabella, è stato un piacere averti ospite. Grazie a voi. Noi proseguiamo la serata, amici della notte. Ricordatevi sempre la nostra pagina Facebook, consultatela, fateci sapere, commentate, insomma, fateci sapere anche quello che volete vedere qui a By Night Roma.